Stasera si è celebrata un'iniziativa promossa dall'Associazione delle Imprese con il nostro patrocinio morale e niente di più, con tutti gli imprenditori di Sant'Anastasia, con i giornalisti, con consiglieri di maggioranza e di opposizione. Il tema era come fare impresa a Sant'Anastasia. Credo che sia un tema attualissimo. Viste le difficoltà e la grande crisi che investe l'Italia, il Mezzogiorno, ma soprattutto la Regione Campania e soprattutto ancora, oltremodo, i nostri paesi e soprattutto i paesi che ricadono nella cosiddetta zona rossa, che è governata, normata dalla legge 21, in cui, diciamo, ulteriormente le imprese vivono, diciamo, un ulteriore disagio rispetto a tutte le altre imprese degli altri territori, perché devo dire, con questa legge in vita e con amministrazioni comunali immobili, ovviamente si blocca qualsiasi tipo di sviluppo. Noi abbiamo sottoposto a questa iniziativa una riflessione tecnica e scientifica dell'amministrazione comunale in riferimento al PUC che stiamo redigendo e che vuole anticipare alcuni tratti, alcune linee. Non vi è dubbio che la zona rossa rappresenta un grande ostacolo per questo territorio e quindi anche per le imprese, ma quello che è mancato fino ad oggi e che invece dobbiamo prendere in mano è quello che la legge 21 stesso prevede. Cioè la sicurezza e lo sviluppo dei territori passa attraverso però una serie di progetti e finanziamenti che devono darci gli enti sovracomunali. Secondo me, se noi riusciamo a coniugare questa diciamo, convinzione, questa proposta con l'opportunità che stiamo redigendo il PUC e quindi inserire nel PUC queste cose, anticipando però soprattutto le zone industriali, i cosiddetti PIP, che credo che fra qualche mese porteremo in consiglio comunale per la loro modifica, perché allo stato sono totalmente inattuabili, si può incominciare a innescare un processo positivo per attrarre investimenti e finanziamenti su questo territorio, sfruttando anche la legge 21, che comunque, diciamo, prevede una serie di interventi. Ovviamente adesso sta alle amministrazioni mettere in campo progetti, diciamo, spendibili per dare sicurezza e sviluppo a questo territorio.